Abbiamo appreso che Snam ha ricevuto un incarico dal governo per valutare la collocazione di alcune navi rigassificatori e Piombino è stato preso in considerazione come luogo in cui potrebbe essere collocata una di queste navi. Primo tavolo di incontri questo giovedì pomeriggio a Piombino, per l'ipotesi di un rigassificatore nella zona antistante il mare della città dell'acciaio. Un primo incontro interlocutorio per una serie di valutazioni tecniche legate anche alle infrastrutture esistenti. In ogni caso, i tempi di realizzazione sarebbero davvero brevi, come conferma in una conferenza stampa dopo l'incontro, il presidente della regione toscana Giani. Ritengo che le valutazioni tecniche che faranno sono per rendere utilizzabile la cosa nell'autunno, che può essere appunto un autunno inoltrato, fine novembre, inizio dicembre, ma è evidente che l'obiettivo poi nel momento in cui individuano questi siti sia quello. E se davvero tutto andrà in porto, anche se ci sono altre città italiane in ballo, il sindaco di Piombino ha chiesto immediatamente, già oggi, opere di compensazione. Garanzie in ordine alle bonifiche, garanzie in ordine alle opere infrastrutturali, garanzie in ordine alla risoluzione delle problematiche attinenti la vertenza JSW. Al termine dell'incontro, il sindaco ha incontrato le RSU delle acciaierie, che sono in stallo e senza prospettiva da ormai 2 anni. Che non puoi stapporta punti posti di lavoro, punti. E tutti lo sanno benissimo. Quindi la cosa principale per Piombino è la fabbrica, la siderurgia. Certo, è vero, non porterà tanti posti di lavoro, ma per Piombino potrebbe essere una grande opportunità se collegato a quell'operazione c'è le garanzie. Per far sì che il governo, il ministero e quant'altri facciano tutto ciò che non è stato fatto fino ad oggi, cioè si occupino di Piombino. Qui scade la cassa integrazione tra poco. La cassa integrazione scade a gennaio, la fabbrica è ferma, la situazione è veramente drammatica dal punto di vista occupazionale.